Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi vi farò vedere alcuni acquisti che ho fatto sul sito di Born Pretty Store e da AliExpress. Allora, vorrei cominciare dalle piastrine, insomma, le chiamo piastrine, per fare stamping. Allora, questa qui l'ho acquistata dal sito, proprio direttamente dal sito di Born Pretty e come vedete è tutta a tema fiocchi di neve e purtroppo però è inutilizzata perché non è arrivata in tempo per Natale, nonostante io l'avessi acquistata a novembre, se non sbaglio, no, fino a ottobre l'ho acquistata. E non è arrivata in tempo per Natale, è arrivata che non è tanto, quindi primi di gennaio. Ed è comunque bellissima e mi è veramente dispiaciuto che non sia arrivata in tempo perché penso che l'avrei sfruttata tantissimo, però vabbè, sarà utile per l'anno prossimo. Poi questo invece è un acquisto che ho fatto un pochino di tempo fa e però non ve l'ho mai fatto vedere. Ed è questa piastrina, oppla, è al rovescio, questa piastrina di Born Pretty. Questo è il nome della collezione ed è carinissima. Io l'ho provata, però poi alla fine è stato un disastro quel giorno che l'ho provata e non mi piaceva il risultato delle unghie, ma in generale, insomma. Però funziona bene. Che se non sbaglio, mi sembra di aver provato a fare questa e stampano abbastanza bene. Non sono proprio definite proprio benissimo le parti più piccole, però insomma, io sono un po' una perfezionista e quando voglio qualcosa voglio che sia assolutamente perfetta e vabbè, però me la faccio andare bene lo stesso. Comunque carinissima. Rimanendo in tema stampi, ho preso anche uno smaltino nero per gli stampi e l'ho provato. Stampa bene, devo dire. L'unica cosa ha un odore terrificante, veramente terribile, puzza tantissimo, però è veramente molto pigmentato e funziona bene per il lavoro che deve fare, funziona benissimo. Poi invece, questo è uno degli ultimi arrivi, ho preso sempre dal sito direttamente dal sito di Born Pretty Store, ho preso un nuovo stampino, insomma, trasparente di quelli da vedere attraverso, bello grande perché quello che avevo di Moyo London è un po' piccolino. Questo ha la testa appiccicosa e non l'ho ancora provato, spero che funzionerà bene. E insieme a questo è arrivato anche lo scraper, che però onestamente mi sembra un po' troppo moscio. Io sono abituata a scraper belli duri, infatti, cioè, questo quando vai a togliere l'eccesso di colore si piega tutto. Boh, poi magari funziona bene, però io sono abituata a quelli un po' più rigidi, l'avrei preferito un po' più rigido. Andando avanti, in tema decorazioni, ho preso queste tre confezioni di, non lo so come si chiamano, io le chiamo paillette, non lo so, e sono carinissime per fare tanti tipi di nail art. Se guardate su internet ne vedete tantissime fate con questo tipo di decorazioni. Io ho preso queste qui, che sono sul bianco e il nero. Poi ho preso queste che sono bianche e oro, oro, come si dice, olografici, bellissimi. E questi che sono bianchi e rossi, che non vedo l'ora di provarli. E io ne avevo già uno sul rosa, fucsia, viola, dei colori così, e ho voluto prendere anche questi tre. Poi passiamo ai pennelli, ho preso questi tre. Allora, se non sbaglio, non mi ricordo quale, questo forse viene direttamente dal sito di Born Pretty e questi due da AliExpress comunque. Allora, questo qui di Born Pretty io l'ho anche già provato ed è un pennello quello per fare le sfumature. Adesso vi faccio vedere bene la punta. Allora, cosa posso dire di questo pennello? Allora, per fare le sfumature non mi piace per niente perché le setole sono troppo troppo lunghe ed è difficile essere precise. Poi vabbè, magari sono anche io che non sono capace, per l'amor del cielo, la prima volta che ci provavo. Ma poi, altra cosa che non mi è piaciuta, io spero che si veda qualche cosa. Qui nel mezzo ha due punti dove vedete che mancano le setole. Quindi quando si va a sporcare il pennello di colore, fa tre punte, cioè diventa a tre
tre punte e praticamente non si riesce a, che cavolo, c'ho qua attaccato, non si riesce a fare bene la sfumatura. Difatti io ci sono riuscita facendo un po' a caso, cioè invece che mettermi qui piano piano a stendere il colore fino alla punta, cioè ho fatto così per fare prima, perché sennò veramente c'è da diventare pazze. Comunque vi faccio vedere com'è venuto. Ecco, è così che è venuto. Però, ripeto, non mi è piaciuto tanto quel pennello. Poi ho preso questo pennellino, che è bellissimo, con questo colore lillino, che ha semplicemente la punta così sottile da usare per fare, insomma, qualche decoro, eccetera. Che sono sempre utili avere questi pennelli nella scorta, insomma, sono sempre utilissimi. E poi ho voluto prendere questo pennello perché mi incuriosiva, nel senso che ha due punte, come vedete, infatti è lunghissimo. E da una parte ha la punta così arrotondata, ovale, insomma, e dall'altra ha il pennellino sottile. Perché mi incuriosiva? Perché questo può essere perfetto da usare per stendere magari i gel color o il colore, insomma. Con questo qui andate a stendere il colore e poi con questo andate a rifinire, insomma, ad avvicinarvi sempre di più alle cuticole senza toccarle, ovviamente, e senza dover passare sempre da un pennello all'altro. Quindi questo è comodo, secondo me, per fare queste cose, perché appunto non dovete sempre stare a cambiare pennello. Oltre che per i colori, può essere utilissimo anche per il gel. Lo sapete che a me piace fare un po' come per il suo coff, anche quando faccio il gel, quindi faccio la bombatura, eccetera, e poi cerco di renderla più perfetta, tra virgolette perfetta, insomma, più la superficie più liscia e omogenea che posso prima nella lampada, così da risparmiare tempo poi quando vado a limare. E secondo me questo pennello è utilissimo. Comunque ancora non l'ho provato, anzi è rigido perché devo ancora togliere la colla, però bello, si tiene anche bene in mano, secondo me. Sì. Quindi queste sono proprio curiosa di provarlo. Passando a cose un po' meno carine, ho preso questo portaboccetta perché non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa su Instagram, sulle mie stories, con alcune di voi che mi seguono, ci siamo un po' scambiati idee sulle boccette del primer di Passione Unghie, che a quanto pare non è caduto solo a me, ma a tante di voi. E questa è la soluzione: quindi prendete la boccettina, la mettete dentro e in teoria non dovrebbe più cadere, perché a me più della metà ce l'ho buttata via perché è caduta tutta sul tavolo. Poi ho preso questo portapunte finalmente, perché era da un po' che lo volevo e alla fine l'ho acquistato. Perché adesso ce le ho un po' sparse, tra virgolette, nel cassetto dentro il loro portapunte, così ce le ho tutte a portata. Mi vorrei organizzare così: qui ci metto quelle pulite, sterilizzate, eccetera. Quando le uso, non le metto qui, ma le metto nel portapunte che ha la Marathon, quindi che ha la fresa. Dopo che le ho pulite, le rimetto poi qui. Così qui sono sicura di avere sempre solo punte pulite e comunque ci stanno benissimo, non cadono, tiene bene. Ultimo acquisto, rimanendo in tema punte e fresa, è questa punta che vi dico già è un flop assoluto. Allora, io questa punta l'ho pagata veramente poco. È ovvio che quando compro una cosa che costa 2 euro e non 20/30, come si vedono nei negozi, insomma, specializzati per ricostruzione unghie, eccetera, eccetera, ovvio che non mi aspetto una qualità altissima, però questa punta fa veramente schifo, e lasciatemelo dire, fa veramente schifo. Allora, non è la prima punta che acquisto su AliExpress, e tra tutte quelle che ho acquistato, questa è la peggiore in assoluto. Premessa che io non l'ho provata e non la proverò mai, e ora vi spiego anche perché. Allora, cominciando dal fatto che viene spacciata per una punta in ceramica cioè è plastica, è palesemente plastica. Io non so se si riesce a vedere, ma anche il rumore che fa, cioè è plastica. In più, io spero che si veda, ma non si vedrà mai.
Aspettate che provo ad abbassare la luminosità, magari si vede meglio. Allora, non so se si vede, ma qui in cima ha un piccolo difetto e mi dà l'impressione che sia pericolosissima da usare, quindi io questa punta non la userò mai, perché questa goccina di plastica, perché secondo me è plastica, che è quassù, secondo me potrebbe causare veramente seri danni alle unghie. E questo l'ho scritto anche nella recensione su AliExpress, e questo è il motivo per cui questa punta io non la userò mai. Quindi questi erano i miei acquisti, io spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio nell'info box tutti i link a questi prodotti che avete visto, vi ricordo di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video, ciao!